Ciao amici di Prepper.it, oggi sono contento come un bambino la mattina di Natale, mi viene da ridere, però è così. Mi è arrivata a casa finalmente la MTB Rambox e voglio andare a farvi vedere cosa ci ho trovato dentro. MTB Rambox, per chi non la conoscesse ve la spiego un attimo, quindi vi faccio ancora friggere un attimino con un po' di suspense prima di andare a vedere cosa c'è dentro. Come funziona MTB Rambox? Ci sono diversi piani, un mese, tre mesi, sei mesi, mi pare un anno. A seconda del piano che è sottoscritto, arriveranno a casa l'MTB, che è fondamentalmente che cosa? Un uovo di Pasqua, nel senso che dentro ci troverete a sorpresa degli oggetti più o meno a caso inerenti appunto al mondo survival, mondo prepping, mondo outdoor, soft air, collezioni, tutti giochini abbastanza interessanti. Il costo è secondo me abbastanza contenuto, ci sta, perché una MTB può costarvi al massimo, se prendete quella singola, intorno ai 25 euro, qualcosina in meno, già spedita, già arrivata a casa, tutto quanto compreso. Ovviamente se la vostra sottoscrizione è per più mesi, il costo della singola box va a diminuire. È un modello di marketing che era già stato utilizzato per n cose. C'era forse un concorrente americano, gli americani fanno tutto, cos'è che non fanno gli americani? Qualsiasi cosa ci sia per fare quel marketing la fanno, che però in Italia non distribuisce, non spedisce, di conseguenza se volete qualcosa del genere per forza è MTB. Dai, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, ecco il contenuto della box. Ops, c'è il nostro riferimento. Cosa vuol dire? Che questa è stata spedita espressamente per noi. Non avevo pazienza di aspettare, ero troppo agitato. Eccolo qua, abbiamo una lettera, una fotocopia, che ci illustra direttamente il contenuto di tutto quanto. Per ogni oggetto abbiamo praticamente la spiegazione esattamente di cos'è. Andiamo ad aprire. Ta-da! Io ovviamente ho già aperto tutto, dove mi sono potuto trattenere. Ok. Agendina che, come potete notare, è personalizzata, blocchetto da note da campo, non ci sono indicati i giorni, i mesi, eccetera eccetera. Io lo utilizzerò per quello che si chiama un bullet journal. Se non conoscete cos'è il bullet journal, vi consiglio di darci una guardata. Ciao, io sono sempre pronto. Wow, questa cosa qua ci piace molto. Adesivo, portachiavi con il logo dell'MTB, questi qui li consideriamo regali di riempimento. Omino della Lego in tenuta super tattica, le può sembrare magari una cosina un po' da ragazzini, se a qualcuno proprio non piacciono, c'è un certo smercio in giro su eBay, quindi i fermalacci per gli scarponi, per gli anfibi, dobbiamo semplicemente infilarci due lacci dello scarpone, tirare, questi qui ce lo tengono direttamente automaticamente fermo. E arriviamo più sulla parte cicciosa, sulla parte survival. Metallina, copertina termica da 1,30 x 2,10 m. Sapete benissimo cosa serve, sapete benissimo che è indispensabile in ogni kit prenderlo e infilarlo immediatamente in un kit. Questo qui, sono dovuto andare a vedere che cos'era perché non lo conoscevo, è una specie di fiammifero perpetuo. Su questo oggettino qui farò un video apposta perché l'ho trovato estremamente interessante. E un altro classico assolutamente immancabile, piastrina da survival, classico oggetto, 11 funzioni, comodo da utilizzare, ovviamente facile da portare con sé, strumento in acciaio inox. E finalmente arriviamo al grosso. Ta-dan! Nightcore, una marca molto conosciuta, sappiamo il tipo di qualità di prodotti che fa. Questa è la Nightcore Tube, piccolissima, stiamo parlando di più o meno 6 cm di lunghezza, peso praticamente zero. Torcia da portachiavi, non stiamo parlando di una torcettina LED del cavolo, che ha la possibilità di essere ricaricata tramite USB, quindi vuol dire ricaricabile anche tramite pannello, vuol dire ricaricabile tramite power bank e altri strumenti di questo genere. Quindi anche questo qui, bellissimo strumento da aggiungere e inserire, non secondo me non tanto nel kit quanto nell'EDC. Cosa volete di più? Allora, considerazioni generali, divertentissimo, piacevolissimo. Braccine corte probabilmente staranno cominciando a dire ma conviene, non conviene? Cioè, secondo me sì, nel senso che la torcia da sola, se andate provate a prenderla su Amazon, ho visto che si trova intorno tra i 10 e i 12 euro circa, quasi metà del costo totale è già stato preso da un oggetto solo, che tra l'altro è appunto il pezzo forte, difficile che uno dica non lo voglio, non mi piace. È vero che è possibile recuperarla anche da qualche venditore cinese, però poi vi voglio vedere ad aspettare un mese per la consegna circa, oppure quando a un certo punto ciao è andata persa, come purtroppo mi è successo. L'agendina 4-5
euro gliela diamo, insomma stiamo già andando a coprire abbastanza velocemente il costo che c'è, e io ho fatto il conto totale, secondo me c'è un margine di risparmio non grandissimo, però c'è nel acquistare tutti quanti questi prodotti in blocco nelle MTB a sorpresa, e la sorpresa per me è un valore aggiunto, piuttosto che andare a prenderli singolarmente. Poi può starci che uno magari dica di 6 oggetti, 7 oggetti, quelli che mi interessavano erano 3. Sì, ci sta, puoi pensare di aver acquistato soltanto quei 3 prodotti a un prezzo che tutto sommato alla fine è quello di mercato, e gli altri li averli come regalo. Fa schifo? No. Perché poi considerate anche un'altra cosa, cioè la parte dei prodotti che viene personalizzata per voi, al di là del fatto che il discorso è unica, comunque ovviamente ha un costo di produzione molto più alto rispetto al prodotto bulk, così com'è, che lo potete andare a prendere su qualsiasi negozio, qualsiasi bancarella. È stato richiesto del lavoro in più aggiuntivo per farlo espressamente per voi. Quindi io ringrazio tantissimo gli amici di MTB Runbox, che tra l'altro diventeranno informalmente anche sponsor di Prepper.it, nel senso che i loro prodotti verranno visti all'interno del nostro sito, e che ci spiegheranno di volta in volta cosa c'è, cosa serve, perché hanno scelto alcuni di questi articoli in particolare. E vi avviso, la prossima uscirà a settembre, quindi se avete intenzione, penso di sì, di sottoscrivere un abbonamento di questo tipo, almeno per provare una volta, almeno per vedere che effetto fa. Mi raccomando, settembre è la prossima uscita. Detto questo, buon proseguimento di estate, ci vediamo al prossimo video. Ciao!